Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere, i capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appese alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Drago braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, nella festa del Cristo Re, il testo del Vangelo ci porta quello che abbiamo appena sentito su Calvario. Su Calvario, dove ognuno alla propria croce erano appesi tre condannati. E quello malfattore di sinistra presenta l'uomo che vuole vivere su conto degli altri. Adesso, quando lui paga le sue colpe, non li riconosce e non si pente. Deride Gesù e da lui chiede di liberarlo perché lui possa continuare a vivere come ha vissuto prima di questa condanna. Il malfattore alla sua destra riconosce le sue opere malvagie, si pente e chiede il perdono. In questo modo lui presenta il rispetto verso il prossimo e verso se stesso. In Gesù riconosce Messia promesso e chiede di accoglierlo nel suo regno. Al centro è colui che la Chiesa riconosce il proprio re. Lì è appeso sulla croce in mezzo a due malfattori. Lo rimproverano: gli altri hai salvato, salva se stesso. Lui è senza onore, è deriso dai soldati, deriso dalla folla, dai capi dei sacerdoti. Lui è senza coloro che l'hanno seguito, perché tutti sono fuggiti quando gli è capitata questa difficoltà, persecuzione. Lui è senza futuro, anche se l'angelo nel momento della sua nascita ha detto che il suo regno non sarà fine. Invece adesso si vede arrivare la sua fine. Dopo tanti secoli è sempre più evidente che questo re era l'inizio di qualcosa di completamente nuovo. Nessuno nella storia umana ha attirato tanti cuori che erano disposti a seguirlo in piena libertà e donarsi a lui.
Nessuno ha meritato tanto onore né ha raccolto tanti coloro che lo seguono con tutto il cuore quanto ha fatto questo crocifisso in mezzo ai due malfattori. Qualche anno fa i sommozzitori in Irlanda del Nord hanno scoperto di una nave che ha avuto una sciagura. È affondato 400 anni fa. Tra i valori che hanno trovato lì c'era anche un anello. Quando l'hanno pulito hanno visto che lì c'è una scritta. Quando hanno pulito bene hanno visto che lì era scritto, cioè dipinto un palmo di una mano e attorno un cuore e attorno era una scritta non altro di donarti. Con tutti gli altri valori che i subacquei hanno trovato lì, quello che è rimasto nel loro cuore, che ha lasciato un'impressione più profonda, era proprio questo anello e questa scritta. Fratelli e sorelle, le parole incise su questo anello: non ho altro da darti. Potrebbero essere messi su ogni croce di Cristo, perché proprio lì, in croce, Lui ci ha donato tutto quello che ha avuto, ci ha donato sua vita, ci ha donato tutto quello che una persona può dare al prossimo. Proprio secondo le parole che Lui stesso ha pronunciato, quello che San Giovanni ha scritto nel suo Vangelo: nessuno ha l'amore più grande di dare la propria vita per il prossimo. Questi pensieri ci portano nella celebrazione della ultima domenica del tempo ordinario, cioè la domenica del Cristo Re. Gesù Cristo ci invita a pensare su queste sue parole, perché Lui non è solo Re dei Giudei, come ha scritto Pilato in croce. Lui è il Re dei Re. Per questo ci sono almeno due motivi: prima di tutto per quello chi è Lui, e poi per quello che Lui ha fatto. Allora meditiamo un attimo su queste due cose. Prima di tutto, Gesù è Re dei Re per quello che Lui è. Gli uomini qualche volta dicono che l'oro è il re tra i metalli, perché lo apprezzano come quello più prezioso. Ai diversi lati della storia si dice che qualcuno è il re tra tutti coloro che sono in quella mansione, magari quel re dei chirurgi, tra i musicisti, cioè lui talmente buono, bravo nel suo mestiere, che si può dire che lui è diventato un re, re del mestiere. D'altra parola, la gente con la parola re descrivono qualcuno che è più bravo nel suo lavoro. E Gesù viene chiamato re tra tutti gli uomini, re dell'umanità, perché Gesù è la persona più generosa di tutte quelle che sono avvenute su questa terra. Verso la fine del suo lavoro, Arnold Toibrin ha scritto: quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, davanti a noi c'erano tante persone note che hanno descritto la storia umana. Più avanti andavamo, una dopo l'altra venivano dimenticate. È rimasto uno, solo un unico, e più avanti andiamo diventa sempre più importante. E questa è la persona di Gesù Cristo. C'è l'altro storico, ha scritto di Gesù: esistono dei pilastri dell'umanità che si innalzano verso il cielo e testimoniano del nostro futuro. Gesù è più grande di tutti questi, perché in Lui è tutto quello che è positivo e nobile nella nostra natura umana.
San Paolo a proprio modo dice la stessa cosa nella seconda lettura quando lui dice: Cristo è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di ogni creazione. Allora, lui è re dei re, quello che lui è, perché lui è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. È la persona più nobile che ha vissuto su questa terra. Poi Gesù è il re dei re per quello che lui ha fatto. C'è un'altra illustrazione. Nell'aprile 1865 il presidente dell'Abraham Lincoln è stato ucciso. Lui ha lottato per cancellare la schiavitù in America. E il suo corpo veniva portato verso Springfield, nello stato di Illinois, da dove era nato, e lungo la strada si è fermato a Cleveland, più o meno a metà strada, in una lunga fila della gente che passava accanto al corpo di questo presidente ucciso, si è trovata anche una negra con un piccolo bambino. Quando loro sono avvicinati al corpo di questo presidente, la donna ha alzato suo figlio e ha detto con una voce tremante: Figlio, guarda bene e non dimenticare, questo uomo è morto per te. Quello che ha detto quella donna al suo figlio, ogni madre potrebbe dire al proprio figlio facendo vedere la croce, al Cristo che sta morendo in croce: Figlio, figlia, guarda bene e non dimenticare, quest'uomo è morto per te, è morto perché tu possa vivere. Allora Gesù è re dei re per quello chi è e per quello cosa ha fatto, è morto per noi, ci ha redenti, ci ha portati indietro nella casa del Padre. E come San Paolo dice nella seconda lettura di oggi, è piaciuto a Dio in lui dimorare tutta pienezza e per mezzo di lui, facendo la pace, riconciliare con sé tutto, sia in terra che in cielo. Fratelli e sorelle, ci ricordiamo di tutte queste cose mentre alla fine dell'anno liturgico celebriamo la solennità del Cristo Re. Noi celebriamo Cristo e il suo regno, che è sempre più presente nella storia dell'umanità. Celebriamo Cristo come nostro Re e come Re dei Re, perché è figlio di Dio, perché ha dato la propria vita perché noi potessimo ritornare nella casa del Padre. Ci ha dato tutto quello che aveva, perché nessuno ha l'amore più grande di dare la propria vita per i propri amici. Signore, Signore Gesù nostro Re, non è sufficiente di guardarti in croce e chiamarti nostro Re, non è sufficiente essere inginocchiati davanti a te e chiamarti Re dei Re, non è sufficiente nemmeno di vantarti a questa tua festa. Tu ci insegni che ognuno di noi ogni giorno deve prendere la propria croce e seguirti. Signore, in modo particolare oggi ti raccomandiamo il nostro fratello Frastavko Barbaric. Lui ha sentito e ha preso il cuore queste tue parole. La Madonna l'ha educato a lungo tempo nella sua scuola. Signore, per amarti è così con tutto il cuore. Entusiasma gli altri per i valori del tuo regno. Lo suo spirito di un visionario, il cuore generoso, aperto per i bisogni del prossimo, disponibilità a sacrificio e al lavoro, sono nella base di tante cose per quali quello luogo di preghiera a Medjugorje è riconosciuto in tutta la storia e in tutto il mondo. Le candele continuamente accese alla tomba di Fra Slavko testimoniano che lui anche oggi è presente nei cuori di tanti nostri parrocchiani e di tanti pellegrini che ha toccato con sua generosità e sua bontà. Signore, ti preghiamo,
questo operaio accogli tra i tuoi santi, che senta quelle parole che tu dici a tutti coloro che nella vita ti servono. Osservo generoso e fedele, entri nella gioia del tuo padrone. Signore, a tutti noi donna saggezza per essere veri costruttori del tuo regno, perché un giorno per sempre possiamo gioire in te insieme a questo nostro fratello. Amen.